Jimi Hendrix, David Bowie, Jim Morrison. Nella collezione di Costume National c'è una sorta di antologia delle grandi rock star. Perché? Sì, sai, le rockstar, come dire, rappresentano un'icona di libertà. Questa collezione si chiama Free Elegance e in qualche modo, diciamo, per me vuol dire proprio liberarsi, essere, rischiare di più, mischiare di più, cercare di essere più propositivi, avere un'energia che in questo momento è fondamentale per uscire fuori da, specialmente in Italia, da una palude, diciamo, che un po' in qualche maniera comprime l'energia creativa. Da questo punto di vista, queste icone hanno rivoluzionato il mondo della moda maschile, hanno rivoluzionato la mentalità dell'uomo in quegli anni e sono icone senza tempo, dunque io attingo a quella fonte perché sento che c'è una grande energia. Ma non c'è una rockstar contemporanea invece? Sì, ce n'è tantissime e prendono sempre energia da, Jack White o i King of Lime, ma prendono sempre energia da quel momento storico, perché quello è stato un momento di rottura con diciamo, secoli se vuoi, di tradizione in un certo modo. Lì si è rotta una barriera che ha aperto il futuro. Se tu pensi che le grandi tecnologie, l'innovazione, non so, Steve Jobs, tutti hanno pensato il futuro in quegli anni lì, vuol dire che dobbiamo fare i conti comunque con quello. Questo non vuol dire fare rimanere ancorati al passato, ma è solo una scusa per ridisegnare il futuro con più libertà, con più visione e con, diciamo, un entusiasmo che era tipico di quegli anni lì. Senti, c'è stato un cambiamento politico in Italia. Credi che abbia portato una nuova ondata di energia? La senti? Io credo che questo cambiamento generazionale soprattutto sia fondamentale per l'Italia. L'Italia ha compresso e comprime i suoi giovani, diciamo, in maniera anche violenta a mio giudizio. Invece questo spazio che si sta dando ai nuovi ministri, che sono tutti meno di 40 anni, eccetera, crea entusiasmo in un paese che continua a essere il più bello del mondo e continua a avere, come dire, delle cose meravigliose. Dunque speriamo che sia il preludio di un vero cambiamento. Ma d'altronde, io, guarda, sono tornato da un viaggio bellissimo che ho fatto in Oriente, in Cina, in Giappone e compreso tutto il Golfo, e c'è una grande richiesta del nuovo Made in Italy, c'è una grande richiesta dell'Italia, quella migliore, perché il mondo, abbiamo insegnato al mondo a vestire, a mangiare, a vivere. Noi siamo fondamentali per questo pianeta, proprio come modello anche sociale, no? Dunque il mondo sta aspettando questo cambiamento in maniera, diciamo, che rappresenti il futuro senza tradire il passato. Grazie. Esattamente.